Missioni Don Bosco, che ha sede a Torino Valdocco, sostiene ed aiuta molte delle opere salesiane che si trovano in paesi in via di sviluppo, nei quali la presenza salesiana necessita di un aiuto, economico soprattutto. In questo caso stiamo dando una mano a Ciudad Don Bosco di Medellín, in Colombia, per contribuire a sostenere questa opera meravigliosa che sta riscattando i ragazzi che sono ex soldato ingaggiati dalle FARC. Accanto alla Colombia siamo presenti come salesiani in molti altri paesi in situazioni di difficoltà. Mi riferisco per esempio in questo momento al Venezuela che sta vivendo una crisi economica e sociale molto forte e in cui i salesiani ci chiedono una mano come Missioni Don Bosco. Siamo presenti in un altro paese che è sempre nell'occhio del ciclone, diciamo così, dal punto di vista mediatico e della Siria, Damasco, che vive una situazione drammatica dal punto di vista proprio della guerra in città. Mi riferisco a tanti altri luoghi o i campi profughi nei quali siamo inseriti in maniera stabile come comunità e Missioni Don Bosco porta avanti un aiuto economico a favore di queste opere, in particolare cercando di sostenere le attività di formazione professionale. Città Don Bosco accoglie ragazzi e ragazze che escono dalla guerra in Colombia, con le guerriglie e anche con altri gruppi che sono armati e che non sono legali. I ragazzi e ragazze fuggono dalla guerriglia e sono accolti dai salesiani in Città Don Bosco per fare una formazione preventiva e dare soluzione alle loro necessità. Loro vengono con noi alla scuola, hanno l'accompagnamento del psicologo, del lavoratore sociale e anche di altre persone che aiutano a sviluppare le loro vite in un futuro migliore. I suoi diritti e lavoriamo in molti progetti. In questo momento noi lavoriamo con 70 ragazze e ragazzi, ma in 16 anni abbiamo accompagnato più di 2.400 ragazzi e ragazze nelle città di Cali e Medellín.